Siamo nella cripta del Duomo, l'editore di Tempo Stretto. Questa è stata proprio una battaglia che il giornale ha fatto anche per sensibilizzare l'opinione pubblica e per raggiungere poi un risultato importante. Sì, per la precisione, diciamo, il giornale ha sostenuto questa battaglia, nel senso che 2 anni fa io mi sono fatto promotore di un'iniziativa per proporre la cripta del Duomo di Messina come luogo del cuore fai, e c'è stata una mobilitazione di tante persone, si è costituito un gruppo di lavoro che è riuscito a raccogliere 18.000 firme in calce a questa nostra proposta, tant'è che la cripta è risultata al 15° posto tra le migliaia, diciamo, di luoghi proposti in Italia come luoghi del cuore, e lì è stato, diciamo, uno strumento per diciamo, togliere la cripta dall'oblio in cui era caduta, nel senso che tutti quanti sapevamo di questo bene preziosissimo che c'era vicino al Duomo, ma diciamo, c'era anche questo atteggiamento per cui si pensava che il problema non si potesse risolvere e la cripta fosse definitivamente inaccessibile. Noi abbiamo, come dire, contrastato questa specie di convinzione e siamo riusciti a mobilitare prima i cittadini e poi le istituzioni, e ora siamo giunti a questa giornata importante di consegna dei lavori di restauro che, come diceva la sovrintendente, serviranno diciamo, a mettere in sicurezza la cripta, valorizzare gli stucchi, verranno ricollocati i pavimenti, ma diciamo, la questione fondamentale è poi la fruizione della cripta. E quindi, diciamo, questo è l'esempio che la mobilitazione dei cittadini e l'impegno delle istituzioni può essere utile a risolvere problemi che sembravano irrisolvibili. Il giornale può essere anche, può avere una funzione di stimolo culturale in una città, in un territorio che hanno bisogno di riprendersi. Infatti l'affetto che i messinesi hanno dimostrato verso la cripta è stato tangibile, sia i messinesi che abitano ancora qui da noi, tanti messinesi che sono fuori hanno dimostrato il loro affetto per questo luogo. Non dobbiamo dimenticare che tanti anni fa in questo luogo si celebravano anche iniziative culturali, concerti, anche addirittura matrimoni. Quindi noi vogliamo che la cripta ritorni a vivere, questo è il nostro obiettivo. E il giornale in effetti ha avuto questa funzione di sostegno che è importante. Il giornale Tempo Stretto, io dico, vuole bene alla città. E senza presunzione possiamo dire forse che la città vuole bene a Tempo Stretto, proprio perché noi siamo vicini ai bisogni del territorio, alle aspirazioni e anche alle storie positive come questa.